Chris Lirussi e la sua band. Buonasera a tutti voi, benvenuti. È davvero bellissimo vedere il teatro così pieno questa sera. Un saluto a tutte le donne qui presenti. Forza, sentiamole queste donne. Un saluto anche a tutti i bambini che ho sentito che ci sono qui in sala, ma un saluto anche agli uomini che hanno deciso di accompagnarci questa sera. Lasciatemi anche salutare gli amici che ci seguono da casa, da Caffè TV 24, saranno con noi questa sera. Siamo in diretta dal Teatro Falcone Borsellino di Limena per una serata dedicata all'8 marzo. Una serata che non vogliamo assolutamente banalizzare, ma attraverso la quale avremo modo di affrontare una lunga serie di temi che ci stanno davvero a cuore. Ma non potrei farlo senza la madrina della serata, che vorrei qui accanto a me, Cristiana Lirussi. Buonasera a tutti. Cristiana, hai aperto con questa bellissima canzone. È una canzone molto bella, che però anche molto triste. Quindi, viene dal film La vita è bella. Sì, e non potevamo non aprire una serata con quello che sta succedendo così, senza pensare alle altre donne del mondo che in questo momento purtroppo sono meno fortunate di noi. Andremo a popolare questo palco e avremo oltre 40 donne qui presenti, arriveranno un po' alla volta, avremo modo di ascoltare le loro storie, quello che hanno da dire, però saremo davvero in tante. Certamente. Cominciamo intanto a chiamarne qualcuna. Allora, io direi che qui prima di tutto ci vorrebbero le organizzatrici di questo evento, quelle che hanno voluto questo evento, che sono le nostre donne per eccellenza del paese che ci rappresentano. E quindi vorrei un grande applauso per il vice sindaco Cristina Turetta e il presidente del consiglio con delega alla cultura e biblioteca, Daniela Favaro. Buonasera Cristina, buonasera Daniela. Buonasera. Prima di lasciare la parola a voi, volevo fare un attimo un altro piccolo discorso insieme a Cristiana. Cristiana ha voluto fortemente questa serata insieme alla sua scuola, la Daigo Music, qui di Limena. Ha, diciamo, tirato le fila di tutto questo teatro.
una direttrice artistica che ha guidato queste donne che vedremo nella serata di oggi, e di questo io vi chiederei un grandissimo applauso. Grazie Rita, grazie a loro per la fiducia. Un saluto speciale e particolare al nostro assessore Eleonora Paccagnella, che ci sta seguendo purtroppo da casa. Ecco, a questo punto Eleonora Paccagnella è una delle tre donne dell'amministrazione comunale che aveva preparato questa serata. Purtroppo non sta bene, ma la salutiamo e avremo modo di ascoltare comunque la sua voce durante tutta la serata. A questo punto, Daniela, so che prima di dare il via a quelli che saranno poi i nostri discorsi, i nostri colloqui all'interno della serata, hai qualcosa da dire che merita tutta la nostra attenzione. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie di essere qui, anche grazie a tutti quelli che ci seguono da casa. Grazie all'organizzatrice e anche alle mie co-organizzatrici Cristina ed Eleonora, che ci stanno seguendo da casa. Oggi è la giornata internazionale delle donne ed è a questo che noi dedichiamo questa serata ed è a questo che noi ci siamo impegnati fortemente e volutamente. Però è dedicata a tutte le donne, ma un pensiero particolare, scusatemi, io vorrei rivolgerlo alle donne ucraine, che in questo momento stanno vivendo dei momenti terrificanti. Questo perché, lo sappiamo ben tutti com'è la situazione, scappano via portandosi via i bambini, lasciando i mariti, i figli, i fratelli in guerra, o qualora non potessero scappare, magari anche trovarsi a partorire e a dare la vita sotto le macerie, nei bunker. Cioè, nello stesso tempo un pensiero che rivolgo, lo rivolgo alle donne russe, perché anche loro, non voluto, devono lasciare i mariti ad andare a combattere per qualcosa che magari neanche loro si rendono conto cosa possa essere. Vanno a combattere contro i fratelli in una guerra che non capiscono. E lo rivolgo a tante altre donne che in questo momento sono in paesi dove si stanno realizzando e vivendo delle guerre civili. Guerre contro fratelli, guerre che comunque sono incomprensibili e che non hanno ragione di esistere. Grazie Daniela. Buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da casa, un saluto particolare alla nostra Eleonora, che ci mancherà enormemente, anche perché abbiamo dovuto rivoluzionare tutta la nostra scaletta e non è stato facile. Allora, innanzitutto inizio con i ringraziamenti doverosi a Cristiana Lirussi della Daico Music School, poi alle ragazze del cantiere delle donne, avrete modo di conoscerlo. Alla nostra Caterina di Napoli, che è la nostra coreografa, che mentre danza, danza con amore. Alle donne special, queste donne che sono un insieme di cuore, di vita, perché loro sono commercianti, sono mamme, sono lavoratrici, è il nostro mondo. Alle consigliere di minoranza, perché ci sono anche loro, hanno telefonato che non possono venire, ma io le saluto lo stesso. Volevo ringraziarvi per questa serata e quando me l'hanno proposta ho detto assolutamente sì, anche perché non potevo dire di no, e perché è importante una serata dedicata a voi donne. È una serata che ha un titolo incredibile, no? Quello che le donne non dicono. Di solito noi maschi siamo molto preoccupati quando voi non parlate, però non è questo il tema della serata, perché attraverso canti, testimonianze, scopriremo le vite reali e le testimonianze appunto delle nostre donne, delle nostre mamme, le nostre sorelle, chi lavora attorno a noi, chi lavora per noi. Quindi grazie ancora e auguro a tutti buona serata e buona festa dell'8 marzo. Buonasera a tutti, mi presento, sono Monica Cesaro, come ha detto il vice sindaco, neo consigliere provinciale, quindi da poco ho questo ruolo in provincia. E sono venuta appunto in questo palco per portare i saluti della provincia di Padova e ringraziarvi per averci chiesto il patrocinio per un evento così bello. Bello soprattutto perché è fatto dalle vostre amministratrici, cosa che non in tutti i comuni succede, e quindi il fatto che loro siano tutte unite, coese e vi vogliono far divertire anche facendovi pensare a quello, al concetto della donna in questo momento, è molto importante.
e vorrei dedicare un applauso anche a tutte le donne in prima linea a causa del Covid, perché purtroppo questa malattia non è ancora, questo virus non è ancora terminato, e ci sono molte donne che purtroppo, soprattutto medici, virologi, donne delle associazioni e anche i vice sindaci con le deleghe al sociale, che sono le sindache donna, perché tutti pensano sempre, quando si pensa al Covid o alle malattie, si pensa sempre ai medici o comunque a persone che ci danno una mano proprio come si dice, che ti danno una mano nella malattia, però ci sono tante altre donne che coordinano anche l'aiuto al sociale, cioè alle persone che sono in difficoltà, quindi un grande applauso anche a queste donne perché lo meritano. Grazie. A questo punto direi di dare ufficialmente inizio al nostro 8 marzo e come possiamo fare se non con la voce di Chris Lirussi. Senza nemmeno guardare per terra, sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra, sei appetito troppo. Sentire l'amarezza. Senti che fuori piove. Che bel rumore. Sally cammina per la strada sicura, senza pensare a gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un sopra la follia. Senti che fuori piove, che bel rumore. Ma forse sale proprio questo senso, più senso del tuo vagare. Se davvero alla fine ci si deve sentire, e chi lo sa, un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellare. Come se fosse l'ultimo. Sally
cammina per la strada leggera. Ormai è sera, si spengono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Chris Lirussi, grazie, hai dato un'emozione su questa Sally. Presentiamo anche la tua band al piano, Nicola Albano, alla chitarra Luca Marini, alle percussioni Luca Palmarin e al basso Giovanni Onnis. A questo punto direi che siamo stati introdotti in questa bellissima serata e vorrei presentarvi due amiche che vanno ad aggiungersi a questo palcoscenico. Le ha già un pochino presentate prima il vice sindaco Cristina Turetta, ma vado adesso a presentarvele per nome e le invito qui con me a salire sul palco, Antonella Benanzato e Silvia Pittarello. Buonasera, dovete sapere che Antonella e Silvia sono due delle sette fondatrici, avete un microfono ciascuno, ecco, del cantiere delle donne e io vorrei parlare proprio con voi di questo cantiere. Allora, il cantiere delle donne nasce in un dicembre del 2019, in una sera in cui io e altre due colleghe giornaliste, Micaela Faggiani e Alessia da Canal, ci incontriamo in un caffè di Padova per prendere un aperitivo che incredibilmente era un aperitivo viola che poi non abbiamo mai più bevuto. Il colore viola diventa il simbolo del nostro logo del cantiere delle donne, quindi è stato un incontro fatale quella sera e noi ci conosciamo da tantissimi anni perché tante volte abbiamo lavorato insieme frequentando, diciamo, le stesse conferenze stampa, gli stessi eventi. Però non ci eravamo mai fermate veramente a parlarci e a raccontarci un po' di noi. In quella serata ci siamo dette, siamo giornaliste professioniste, abbiamo il nostro vissuto, la nostra professionalità, perché non ci occupiamo anche delle donne? Perché non cominciamo a pensare a dare voce a tutte le donne con tutte le competenze e le professionalità straordinarie che hanno? E da lì, da questa conversazione di fronte a un aperitivo, Micaela Faggiani, che tra l'altro salutiamo, è la nostra presidente, perché il Cantiere delle Donne è poi diventato associazione, è un fulmine velocissima e nel giro di pochi giorni ha aperto una pagina su Facebook. Forse è complice anche il fatto che siamo abbastanza conosciute in ambito della comunicazione, del giornalismo, nel giro di poco tempo si sono iscritte tantissime donne, nel frattempo si sono aggiunte a noi altre amiche e colleghe, tra cui Silvia Pittarello, Lisa De Rossi, Mara Rosolen. E insomma, siamo diventate una squadra. Siamo riuscite a fare un unico incontro in presenza il 17 gennaio, nello stesso locale dell'aperitivo Viola, con le donne che nel frattempo ci avevano dato fiducia. Solo che dopo poco, ovviamente, la pandemia e l'emergenza sanitaria hanno fatto sì che ci trovassimo nel breve giro di un mese in lockdown, ma noi non ci siamo perse d'animo, abbiamo moltiplicato le nostre iniziative attraverso webinar, attraverso incontri Zoom, abbiamo addirittura ideato un cantiere TG con un vero e proprio palinsesto che settimanalmente andava in onda con argomenti vari, tematiche di genere, ma anche la crisi pandemica.
e soprattutto abbiamo deciso di stare vicino alle donne, perché in quel momento, proprio durante il confinamento, il lockdown, si erano moltiplicati gli episodi di violenza domestica, per cui noi avevamo un filo diretto con i centri antiviolenza. E allo stesso tempo si era innescato quel problema abbastanza importante, che era quello della didattica a distanza con i ragazzi a casa, che cominciavano ad accusare il colpo e avere proprio anche un disagio psicologico. Tutto veicolato attraverso tutto il web. Tutto veicolato attraverso il web, quindi siamo diventati proprio un progetto diciamo sociale, rivolto alle donne, rivolto alle tematiche di genere, al fare reti tra donne, che si è sviluppato pressoché interamente sul web online. E Silvia, che tra l'altro è un'esperta di web, può anche spiegare, diciamo, le modalità di questo successo. Beh, allora, cos'è successo? È successo una cosa che è in qualche modo rivoluzionaria, no? Così come poi è diventato il nostro motto. Il nostro motto è diventato rivoluzione gentile. Perché? Perché noi ci siamo, obtorto collo, trovate all'interno di un mezzo, e cioè Facebook, perché altro non potevamo fare per riuscire a continuare a stare accanto alle nostre donne. E per continuare quel discorso che avevamo appunto iniziato il 17 gennaio, no, del 2020. E così appunto questo luogo della rete, un social network che è Facebook, è diventato appunto il nostro luogo, la nostra casa. Solo che, come sapete tutti, o chi quantomeno insomma frequenta i social network, sanno bene che all'interno di un social ciò che vince in realtà sono le emozioni. Solitamente le emozioni urlate, le emozioni appunto gridate, emozioni positive o emozioni negative. Quello che poteva accadere, e cioè diventare una sorta di bolla in cui ci parlavamo addosso, in realtà non è accaduto, perché l'alchimia che siamo riuscite a costruire come piccolo gruppo, che poi è diventata contagiosa, è stata quella di appunto aggiungere all'interno di questo contesto due elementi fondamentali, che poi si sono appunto dimostrati fondamentali per la gestione del gruppo e la creazione di una rete che funzionasse, che funziona. E cioè appunto gentilezza e informazione. Tra l'altro tutto questo progetto viene raccontato in un libro che tu, Silvia, tieni Eccolo tra qua. Le mani, che esatto. È La scelta gentile, un titolo non a caso sicuramente. Esatto. Durante il corso della serata avremo anche modo di riprendere un pochino alcuni passaggi di questo libro, dove ci sono testimonianze, dove ci sono interviste, dove viene spiegato anche questo progetto, e anche, soprattutto, si parla anche di scienza. Un argomento che poi andremo comunque certo. a vedere. Che cosa si intende per rivoluzione gentile, ma soprattutto perché c'è questo titolo nel libro? Perché nel manifesto programmatico del nostro cantiere, se andate nella nostra pagina Facebook lo potrete leggere, il nostro leitmotiv è proprio rivoluzione gentile, l'abbiamo inserito. Perché noi abbiamo messo la gentilezza come valore fondante della nostra azione come cantiere delle donne. Noi siamo un gruppo di donne, tutte diverse, siamo come una scala musicale che ha colori e suoni diversi, ma che crea un'armonia straordinaria. E l'approccio che vogliamo avere nei confronti della società, nei confronti delle altre donne, ma anche nei confronti degli uomini, nei confronti delle tematiche, è quello gentile, quindi orizzontale, inclusivo e accogliente, come di solito sono le donne per natura. E quindi non contrapponendoci, non avendo un atteggiamento prevaricatore, ma sempre in ascolto. Quindi la gentilezza è ascolto, la gentilezza non è debolezza come qualcuno vorrebbe farci credere, ma è una grande forza. Vi fermo un attimo qui, perché abbiamo visto anche che il cartellone di questa serata prevede davvero tante cose, e vorrei, a questo punto mi rialzo, vado a presentarvi un'altra grande artista, sempre della Daigo Music, Alice Pauro. Buonasera a tutti. Ciao Alice, vieni pure. Sei sempre bellissima, sempre Grazie. Sorridente. Grazie mille. La tua canzone, perché parliamo, questa sera avremo modo di ascoltare la voce di diverse artiste che non sono solo cantanti, ma sono anche cantautrici, tant'è che questa sera presenteranno qui le loro canzoni che sono già anche in tutte le piattaforme musicali, quindi
potete trovarle, potete andare a conoscerle e seguirle. La tua canzone si chiama? Si intitola Dicono la vita è bella. È un titolo un po' fuorviante perché poi il testo ha ben altro da raccontare. Esatto. La mia canzone parla della malattia. Io all'età di 14 anni ho iniziato ad avere i primi problemi a seguito di un piccolissimo infortunio. Da questo infortunio poi è nata una malattia, un'algodistrofia. Io sono stata per parecchio tempo anche in carrozzina perché non riuscivo proprio a camminare. E mi sono state dette tantissime cose, a scuola soprattutto. Cioè che io andavo in carrozzina a scuola perché volevo i bei voti, però in realtà penso in realtà che non era così. Cioè, esatto, ne avrei fatto volentieri a meno. E ho dovuto fare tante terapie, e sono state lunghe, è da tanti anni che cerco appunto di venirne fuori. Poi è subentrata una fibromialgia, che è un'altra malattia che porta con sé altre patologie, e in un momento in cui mi sentivo persa e non riuscivo più a trovare la luce per andare avanti, ho deciso di sfogarmi e di scrivere questa canzone, perché appunto questa canzone parla del mio rapporto con la malattia e soprattutto del rapporto con le altre persone che ti stanno accanto. Perché noi, quando abbiamo qualcosa, spesso veniamo aiutati dai familiari, dagli amici, però per quanto possano esserci vicini, non potranno mai sapere cosa realmente proviamo dentro. E quindi quando si sta male, tutto quello che ci viene dentro è superfluo. Ed è in questa canzone che hai trovato la tua voce. Esatto. Alice Pauro. Grazie. Cerco un po' di coraggio per riuscire ad andare oltre questo contrasto. Vivo chiusa dentro un corpo che sento vecchio a 20 anni. Chissà se sarò mai come gli altri o se dovrò sempre convivere con questo bastardo. Gli altri dicono sopporta, prima o poi ti passa. Tutti così non hanno niente da perdere. Dicono la vita è bella, ma non sanno niente. Non riconoscono chi soffre in mezzo a questa gente. Sono convinti che una frase poi ci cambi il mondo, ma non capiscono quel guarda negli occhi, non riesce a distrarsi. Dice sono profondi, non serve che parli. Se sono quella di adesso, giuro lo ammetto. E grazie a quello che ho passato, lo riconosco. Forse un giorno cambierò, non sarò più la stessa, ma sono certa che vivrò e vincerò la scommessa. Dicono la vita è bella, ma non sanno niente. Non riconoscono chi soffre in mezzo a questa gente. Perché la vita ci continua a chiedere di più.
Alice grazie. Pauro, dicono la vita è bella. Grazie Alice. Ciao di nuovo Cristina, accomodati pure. Sì. Con Alice abbiamo un pochino introdotto il tema della malattia. Sì. Silvia, noi parlavamo prima dell'ambito delle scienze per quello che riguarda la donna. Si parla nel libro di STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Che approccio viene dato da parte del cantiere delle donne? Che cosa stimolate anche a fare all'interno di questo progetto? Sì, allora, noi abbiamo tenuto e teniamo in grandissimo conto le STEM, perché le STEM in qualche modo rappresentano, no, la prova del 9 del successo delle donne all'interno appunto della scienza, ma non solo, della vita di tutti i giorni, della società. E i dati non sono abbastanza rincuoranti, sinceramente, perché secondo i dati dell'Istituto di Ricerca dell'UNESCO, di Statistica dell'UNESCO, nel 2020 solo il 30% dell'intera popolazione di ricercatori e scienziati era femmina, era donna, quindi a livello mondiale. In Italia siamo intorno al 34%. Ci sono delle isole felici, come per esempio, e paradossalmente da certi punti di vista, il Myanmar, la Birmania, quindi Asia, che arriva addirittura a superare i maschi e arriva al 75%, ma senza andare troppo in là, dati rincuoranti per esempio si trovano vicino a noi, quindi in Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, in cui siamo intorno al 45%. Perché questa cosa è importante? Appunto, prima dicevamo che le donne non sono state abituate a comandare, non sono state abituate ad avere una sorta di coraggio che le faccia affrontare quelle decisioni, no, che sono tipiche di certi comportamenti maschili, no, della leadership al maschile. Ebbene, questo accade anche perché siamo state a lungo e per secoli relegate in secondo piano rispetto appunto alle questioni scientifiche. Ancora oggi mancano le donne nella scienza, appunto parlavo di un 30% di rappresentanti femminili, e, però è, come dire, un dato che non va bene. Perché? Perché un 30% significa che mancano modelli di ruolo. La scienza dà potere. La scienza è uno, come dire, uno strumento di conoscenza che ci dà sicurezza, in qualche modo ci rende anche più coraggiose. Se però non abbiamo questi modelli, no, di donne che vogliamo imitare, che le nostre figlie vogliono imitare, è ovvio che le nostre figlie non andranno a fare le scienziate. Ma invece c'è bisogno di scienza, c'è bisogno di più scienza, non come quella che abbiamo visto fare negli ultimi 2 anni, e abbiamo bisogno di nuovi cervelli nella scienza. I cervelli femminili sono importantissimi perché ragionano in maniera un pochino diversa rispetto ai cervelli maschili. Per esempio è molto più stretto il legame fra i due emisferi, cioè molta, esatto, più... non stiamo facendo retorica, ma stiamo portando, esatto, delle prove scientifiche. Esatto, questo maggiore collegamento tra i due emisferi garantisce una maggiore commistione tra parte razionale e creatività. E io mi chiedo e vi chiedo quanto potrebbe cambiare, anche in positivo, dico, la scienza, se ci fosse un approccio anche un po' più creativo, un po' più appunto olistico anche, no? Ecco. Quindi prenderla dal punto di, cioè vedere la presenza femminile, analizzare la presenza femminile dal punto di vista delle STEM e quindi della scienza, è importante proprio perché potrebbe essere introdurre un veramente un cambio di paradigma anche proprio nel modo di approcciare la scienza, che sappiamo appunto non essere uno strumento proprio
pacifico. Sempre nel vostro progetto sono stati fatti anche dei webinar a tal proposito. Assolutamente. Noi abbiamo dato spazio moltissimo alla politica, moltissimo alla società, moltissimo alla salute e al benessere femminile, e abbiamo dato anche spazio alla scienza. Abbiamo coinvolto, per esempio, molte donne di ARPAV, dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente, perché sono tantissime le donne scienziate e le tecniche che lavorano all'interno di questa agenzia, ma che purtroppo spesso non sono conosciute. Fanno dei lavori anche molto faticosi, molto maschili in un certo senso, ma diciamo questo perché non siamo abituati a vederle, queste donne che fanno i lavori maschili, ok? Se ne vedessimo tante non diremmo che fanno lavori maschili, esatto, giusto? Spesso ci si ferma a questo, nel senso forse è quello che ferma tante donne, tante giovani ragazze anche ad approcciarsi a determinati lavori, proprio perché fin da subito hanno l'idea che non è un lavoro femminile, quando in realtà questo, esatto, è proprio il muro da dover abbattere. A tal proposito, Cristina, tu non sei solo amministratrice, lavori anche nella sanità, sì. Hai modo di essere a contatto con le donne tra tutti i lavori, tra l'altro. Soprattutto donne. Esatto, soprattutto donne. E so che volevi raccontare un episodio che comunque porti dentro, perché ha dato vita a un'amicizia, sì, in questo caso nel bene e nel male. Beh, innanzitutto io devo dire che lavoro presso l'ospedale dei Colli da 20 anni e ritengo il mio lavoro una missione, perché non è facile alzarsi alla mattina ed affrontare la sofferenza, le difficoltà, e devi imparare a rapportarti con le persone che hai davanti e sapere magari chi ti dà un po' di amicizia, chi invece ha solo bisogno di un sorriso. E nella mia quotidianità ho potuto fare un sacco di esperienze, però l'esperienza che volevo portare questa sera è legata ad una donna in particolare. Una donna che ha subito una mastectomia totale, è venuta da me perché io lavoro presso il servizio di ecografia. Io penso che lei mi abbia visto negli occhi quando l'ho guardata, che l'ho sistemata nel lettino. E dentro di me ho pensato, mamma mia, quanto importante è il seno per noi donne. Lei mi ha guardato, io poi ho continuato con il mio lavoro. Qualche mese dopo è ritornata a farsi di nuovo un'altra ecografia. E lei mi ha detto, hai gli occhi che parla. E gli faccio, non volevo metterti in imbarazzo. Non mi hai messo in imbarazzo. E da lì è nata la nostra amicizia. Però quello che io vi volevo raccontare è questo. La parte dell'atto sessuale nei confronti dell'uomo. Cosa prova il proprio partner nella propria intimità? E lei mi raccontava che si teneva la canottiera quando stava con suo marito, che sono passati quasi 2 anni dal primo rapporto. Ed è difficile, io ho solo ascoltato, perché in questi casi le parole sono superflue e penso che l'ascolto sia anche una grande forma d'amore. E poi ho scoperto che lei aveva proprio bisogno di condividere con me questa cosa. Sono fiera anche del lavoro che faccio, perché se posso aiutare anche solo una persona come ho potuto aiutare questa solo con l'ascolto, mi dà una marcia in più la mattina per alzarmi. I miei colleghi sanno che a volte quando siamo in giunta racconto anche altri aneddoti un po' più divertenti, perché cerco di sdrammatizzare, ma in realtà è una grande fatica, sapete, a lavorare nella quotidianità, nella sofferenza, nel dolore e tutto quello che appunto anche in questi ultimi 2 anni abbiamo vissuto, perché la gente comunque si è anche un po' incattivita per quanto riguarda invece i tempi di attesa di una prestazione che purtroppo le normative Covid avevano allungato. Tra l'altro, quando ieri abbiamo avuto la possibilità di parlare, Cristina, eri un po' indecisa su che cosa affrontare di questo racconto, e ti ho spronato a raccontare questa parte proprio perché un pochino quello che fanno anche nel cantiere delle donne, quello di dare ascolto, di ascoltare le storie, di poterle condividere, perché oggi è capitato a questa signora, può succedere, l'importante è creare una rete comunque, creare sostegno.
quello che dicevi anche tu è giusto, quello di avere modo di trovare una cura anche psicologica, un aiuto, un sostegno. Sì. A questo proposito, io intanto ti ringrazio, Cristina, ci rivediamo tra poco. Grazie con te. E congedando Cristina Turetta, voglio andare a presentarvi, sempre parlando di questo tema, un'altra artista. Lei è Chiara Rampazzo. Parlavamo appunto della cura, la tua canzone si chiama La mia cura. Chiara ha un altro tema da raccontare, ha un'altra storia da raccontare, però è questo un pochino che fanno le canzoni, che fa la musica, quello di riuscire a mettere in suoni, in melodie, in armonia un proprio sentimento, una propria emozione. La mia cura perché in questo caso? La mia cura è nata dopo un periodo in cui i miei compagni delle elementari, delle medie mi bullizzavano perché per loro fisicamente non ero adatta, perché anche cantavo, si riunivano nei compleanni per deridermi, e la musica mi ha proprio aiutato a superare questi momenti di paura e di insicurezza che loro hanno creato in me. La tua canzone è una grande espressione di forza. Sì. Quindi io direi di regalarla al pubblico che abbiamo qui e al pubblico che ci sta seguendo da casa. E quindi La mia cura, Chiara Rampazzo. Grazie. Ricordo che ti fa star male, era un carnevale, maschere dipinte da cicale. Quando raccontavo i miei successi, ogni cosa io dicessi, mi insultavano gli stessi. Di quei momenti solo sguardi sorridenti.
La mia cura dalla voce di grazie. Chiara Rampazzo. Grazie Chiara. Grazie mille. Cosa dite? Volevo ringraziarvi perché le canzoni che sto ascoltando, tra l'altro, mi fanno venire in mente i tanti racconti che abbiamo accolto anche nel nostro cantiere, questi racconti cyberbullismo e body shaming, insomma, tutte cose che purtroppo sentiamo, che sono anche amplificati dai social, Silvia, come sai. E voglio dire, è un dono che ci state facendo, ascoltare anche queste canzoni meravigliose, si riallacciano e ci fanno, e ci, come si può dire, ci confermano che quello che abbiamo fatto finora in questi 2 anni è stato un lavoro importante. Ecco. È la musica in questo caso che riesce a dare voce a determinate emozioni. Veramente grazie di questo. Esatto, ma poi devo dire che sono bravissime. Stupende. Sono bravissime, hanno una voce straordinaria. Bravissime. Di questi temi io vorrei parlarne anche con Daniela Favero, consigliere del Comune di Limena, se ci vuole raggiungere qui sul palco. Ciao Daniela. Potete batterle le mani quando avete voglia, no? Io mi fermo. Bene. Daniela, hai il microfono. Bene. Con Chiara abbiamo avuto questa sua testimonianza tramite la musica di quello che le è successo, di come è riuscita ad emergere da questa situazione. Con te vorremmo anche parlare di quanto possono incidere le istituzioni su quanto succede alle donne, in questo caso violenza sulle donne, il bullismo. Diciamo che la canzone di Chiara ha parlato da sola. Ha parlato da sola perché ci ha tirato fuori le emozioni più grandi. Nel periodo che abbiamo passato con l'imperversare del web e la chiusura forzata, l'aggressività e la violenza si sono accentuate. Questo perché sembra che le persone più deboli poi sono le persone più aggressive. Sembra un controsenso, ma in realtà l'unica forza che hanno è l'aggressività e se la vanno a prendere con i più deboli. Nelle attività che si porta avanti nelle istituzioni è cercare di fare prevenzione, conoscenza, di sensibilizzare, ma anche di educare a quello che è la gentilezza, come ha dimostrato appunto anche nel racconto. Quello che dobbiamo cercare di scordare è che la cosa più importante è essere gentili l'un l'altro. Abbiamo avuto tante chiamate, diciamo, anche durante il periodo di lockdown. Come istituzioni però abbiamo promosso, oltre che per la parte del sociale, anche della parte culturale, numerose attività. Abbiamo promosso anche attività online per cercare di mantenerci in contatto. Abbiamo promosso anche dei corsi online per cercare di essere in contatto tra di noi e cercare di fare rete tra donne, ma non solo, anche tra donne e uomini, perché poi la violenza che avviene nei confronti della donna, che è anche l'essere più debole, a qualche volta avviene anche tra donna e donna. Proprio come diceva prima, sì, noi non abbiamo ancora sempre ben costruito quello che è lo spirito di squadra e la leadership. E questa cosa qualche volta si va a notare. Come Comune di Limena siamo stati molto attivi, molto attenti in questo. Abbiamo promosso appunto anche tante iniziative, anche la giornata contro la violenza delle donne, anche incontri. E siamo sempre disposti con l'ascolto. Ma mi aggancio soprattutto a chi ci segue. Quello di educarci ad usare la rete e di fare rete tra di noi realmente, di aiutarci a trovare fuori quelle che sono le nostre capacità, le nostre potenzialità, lavorare su noi stessi per il bene e non tanto per cercare di essere, di prevaricare. Questa è la cosa, diciamo, più importante. Chiara ci ha dato una dimostrazione, ci ha dimostrato che ha colto da sola in realtà, con l'aiuto sarà anche stato dei familiari, con l'aiuto della scuola di musica, con l'aiuto della cultura, della musica in sé, ma ha tirato fuori le sue potenzialità e su questo
lei ha lavorato. Pertanto, anche per chi si dovesse trovare in un momento di difficoltà, con l'aiuto, con lo sostegno della rete, degli esperti, è importante che vada a fare un lavoro su se stesso e capire quali sono le caratteristiche su cui lavorare. L'aggressore in realtà non ne ha di caratteristiche su cui lavorare, a parte l'aggressività. Vi fermo qui un attimo, anche perché cominciamo ad essere un po' stretti con i tempi. Ringrazio Daniela Favaro e tornerà anche lei a trovarci di nuovo, quindi la salutiamo, la congediamo. Mentre torna a trovarci qui con noi Chrisley Russi. Continuiamo con l'applauso intanto che la accogliamo. Stavolta non mi arrenderò, voglio andare fino in fondo e so che arriverò. Adesso è mia, mia, fino all'ultimo respiro dentro un battito, oh, oh, oh. In silenzio per raccogliere il fiato, un respiro per andare dove non mi fermo. Viaggio extratemporale, vado via verso la mia dimensione naturale, e cammino a piedi scalzi dentro un cielo fatto solo di ideali. Mi sfiderò, continuerò, io ci sarò come non ho fatto mai, e allora va. Ricomincio da me, inseguendo la mia condizione virtuale, sola, una gara contro il tempo, verso il sole dentro te, dove non si ferma mai. Chiedendo chi ha scritto questa canzone, l'ha scritta lei. Grazie, sì, una canzone che
rispecchia un po' quelli che sono, secondo me, un po' le emozioni, i sentimenti di una donna, proprio rifacendoci al discorso della parità dei generi, il fatto di ritrovare se stessi, di avere sempre la forza e la voglia di rimettersi in gioco e di inseguire qualcosa che è davanti a noi. Tu ti sei rimessa in gioco con un tuo progetto che si chiama In Voce. Sì, in realtà è un progetto che nasce con me 30 anni fa, quando ho scoperto questo strumento che è meraviglioso, che tutti abbiamo e che pochi usano con consapevolezza. E il fatto di poterlo usare consapevolmente dà una possibilità di espressione che è un'arma che è un qualcosa di incredibile, perché il saper usare la voce con consapevolezza permette di usare certi toni, di poter esprimere meglio quello che si ha dentro, al di là di quelli che possono essere i blocchi emozionali che uno si ritrova dentro, magari determinati anche dalla circostanza della vita e dal suo carattere, dal modo di vivere, no? Cristiana, tra l'altro, per chi non la conosce, è oltre direttrice della Daigo Music, anche insegnante di canto, tiene dei webinar anche sull'uso della voce. C'è un capitolo di questo tuo progetto al quale tieni di più in totale, nel tuo progetto? Allora, il capitolo a cui tengo di più deve ancora uscire, perché lo sperimento giorno dopo giorno, e quindi diciamo che questo primo progetto parte dall'esperienza e da tutto quello che ho studiato, e anche grazie ai miei allievi, perché chiaramente avendo tantissimi allievi da seguire, ognuno è fatto in maniera diversa, poi la voce cambia con l'età. Quindi lavorare con i bambini è una cosa, lavorare con i ragazzi un'altra, lavorare con gli adulti è un'altra cosa ancora. Quando poi un ragazzo ti rimane per più anni, perché poi succede così, diventa una famiglia, si cresce sempre insieme, ti trovi ogni tanto a dover rimettere in discussione quello che è stato fatto, perché la vocalità, la voce cambia finché la vita ci permette di essere qui. Quindi, dicevo, quello che mi interessa di più è legato al benessere, ed è una ricerca che faccio da tanti anni, ed è perché uno sta bene quando canta. Il fatto di dire, ok, la voce è una vibrazione, la voce ha un colore, perché la vibrazione comunque fisicamente è un'onda e come tale è anche un colore. E a seconda dei colori che noi utilizziamo attraverso la voce riusciamo a smuovere i piani emozionali all'interno del nostro corpo. Questa è una ricerca che faccio da tanti anni e che continuerò a fare, perché è un qualcosa che vibra dentro e che mi permette di aiutare anche alcune persone nel momento in cui vengono e hanno il nodo alla gola o sono bloccate. Ti posso chiedere di fare un esempio pratico, perché dovete sapere, io da studentessa molte volte mi sento dire dalla mia insegnante: devi abbassare la laringe, devi alzare la laringe, devi inclinare la laringe, e delle volte dici: cosa? Perché? Cosa sto facendo? Facci un esempio pratico. Allora, questa sera non sono pienamente in forma, quindi abbiate pietà, perché come sentite, ma se c'ho la voce... No, ma sentito che Cristiana non è in forma questa sera. No, però non sono perfetta, perché sentite che c'ho sempre un po' di raucedine dietro, purtroppo me la porto dietro da quando ho avuto il Covid. Però al di là di questo, allora, faccio un esempio semplice: laringe alta, sperando che mi risulta. I keep on falling, laringe proiettata in alto. I keep on falling. Questo ovviamente era giù. Quando io la spiego, anche ai miei allievi gli dico: fate la voce di Babbo Natale, e viene fuori benissimo, perché Babbo Natale fa così. Oh oh oh. Poi ci sono tutte le sfumature. È vero, funziona così. Poi ci sono tutte le sfumature, quindi la laringe inclinata, che è un po' la voce che faceva Domenico Modugno, quindi cantava sempre con un po' la laringe così, come l'effetto del pianto, che poi serve anche per altre cose. Però non voglio rubare troppo tempo, perché so che la serata è ancora lunga, e quindi... Grazie Cristiana. Grazie intanto. A voi. Torniamo a chiamare il nostro assessore e il nostro consigliere comunale qui con noi, Cristina Turetta e Daniela Favaro.
che, come vi dicevo, questa sera si mettono in gioco e ci presentano questo monologo diviso in due questa volta. Sì. È impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini che al maschile hanno il loro legittimo significato, se declinati al femminile, assumono improvvisamente un altro senso, cambiano radicalmente, diventano luogo comune. Luogo comune un po' equivoco, che poi, a guardar bene, è sempre lo stesso, ovvero un lieve ammiccamento verso la prostituzione. Vi faccio un esempio. Un cortigiano, un uomo che vive a corte. Una cortigiana, una mignotta. Un massaggiatore, un kinesiterapista, una massaggiatrice, dai ditelo. Una mignotta. Un uomo di strada, un uomo del popolo. Una donna di strada, e vabbè dai. Una mignotta. Un uomo disponibile. È un uomo gentile e premuroso. Una donna disponibile. Una mignotta. Un uomo con un passato. Un uomo con passato è un uomo che ha avuto una vita particolarmente onesta, ma che vale la pena di ricordare. Una donna con passato, no, è una mignotta. Uno squillo è il suono del telefono. Però una squillo, e vabbè dai, è una mignotta. Un uomo allegro, un buon tempone. Una donna allegra, una mignotta. Sempre quella. Un gatto nero è un felino deceduto. Una gatta morta, secondo voi cos'è? Una mignotta. Un uomo di mondo, un gran signore. Una donna di mondo, sempre quella, una mignotta. Uno che batte, no, è un tennista che serve la palla. Però una che batte, è sempre una mignotta. Uno zoccolo, una calzatura di campagna. Una zoccola è una mignotta. Mi sa che a fine serata l'avete imparata tutti. Questo elenco non l'abbiamo scritto noi, lo ha scritto un uomo, il professor Stefano Bartezaghi, giornalista, ed è stato recitato alla premiazione del David di Donatello nel 2008 da Paola Cortellesi, e dimostra come l'universo linguistico sia organizzato attorno all'uomo e continua a stereotipare e ridurre il ruolo della donna. Questa sera non voglio far la donna che si lamenta e che recrimina, però anche nel lessico noi donne un po' tanto anche siamo discriminate. Quel filino di discriminazione l'avverto, magari sono anch'io, ma lo avverto. Per fortuna sono soltanto parole, però se davvero le parole fossero la traduzione dei pensieri, un giorno potremmo sentire affermazioni che hanno dell'incredibile, frasi offensive e senza senso come questa: brava, sei una donna con le palle. Chissà che ha fatto quella per lavorare. Anche lei però, se va in giro vestita così. Dovresti essere contenta che tutti ti guardano. Lascia stare che son cose da maschi. Te la sei cercata. Per fortuna sono soltanto parole. Ed è un sollievo sapere che tutto questo finora da noi non è mai accaduto. Grazie. Grazie a Cristina Turetta e Daniela Favaro. Grazie. Superato. A questo punto, dalla musica alle parole, è arrivato il momento della danza. Musica.
qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so io, che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui, nessuno ti sente, ma io sì, quando tu non sai più dove andare. Qui, sto qui, scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì. Non lo so io, che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono nessuno ti vede, ma io sì, chi si ama lo sa, serve incanto e realtà, a volte basta quello che c'è, la vita davanti a te. Non lo so io, che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi nessuno ti vede, io sì, nessuno ci crede, ma io sì. Caterina di Napoli, Adelaide Busolo, sulla voce di Cristiana Lirussi. Mi metto un attimo qui per presentarvele. Grazie a Chris Lirussi che vi ha accompagnato in questo splendido ballo, in questa splendida danza. Parto un attimo da lei. Giovanissima, 15 anni, perché hai scelto di danzare? Ho scelto di danzare perché è la mia vita e sono qui per ballare perché preferisco ballare che parlare. Infatti lascio la parola a Caterina. Grazie Adelaide, complimenti. Caterina, tu hai voluto fare questo regalo per questa serata dell'8 marzo. Caterina di Napoli è una grande artista con una sua scuola di danza che attraverso la danza racconta storie. Sì, allora buonasera a tutti. Noi abbiamo, io e Adelaide, cercato di fare un omaggio a tutte le donne, non solo quelle presenti, mettendo in scena questo piccolo regalo. In realtà
anche nel senso del battere alcuni preconcetti e mettendo in scena un qualcosa che avesse anche evidente una sinergia fra noi, un'energia e un grande unico amore che è quello della danza, oltre al fatto di evidenziare questo divario di età incredibile che abbiamo e che quindi sta a dimostrare che la danza di fatto è veramente universale, un linguaggio non verbale che spero vi sia arrivato e che arriva un po' a tutti. Quindi proprio in questo senso io nella mia scuola sto cercando faticosamente proprio di abbattere anche alcuni preconcetti legati agli stereotipi, no? Legati alla danza, del corpo. Prima si parlava appunto di questi confini, no? Estetici. Noi cerchiamo con fatica ma sicuramente con successo di mettere in risalto invece le proprie peculiarità di ogni allievo e di accompagnarli in questa costruzione di quest'arte meravigliosa, oltre al fatto nella costruzione di essere una donna del futuro, una donna fuori da alcuni veramente preconcetti. Grazie. Grazie. Stiamo andando sempre più in là anziché spostarci verso il centro. Ancora di nuovo un grande applauso per Caterina Di Napoli e Adelaide Busolo. Ed è sempre parlando dei contrasti che voglio chiamare qui sul palco un'altra grande artista che ci farà ascoltare la sua canzone. Lei è Annie. Se vuoi lì c'è un attimo un microfono perché vorrei presentare insieme a te la tua canzone. Ciao. Buonasera. Anni, il tuo Grazie. Nome, tu nasci come Annalisa Paulin. Annalisa Paulin, sì. E poi come nome d'arte ho scelto Anni perché in famiglia mi chiamano sempre così, quindi pensavo quindi fosse la cosa più bella. Eri abituata. Esatto. Annalisa, la tua canzone si chiama Bianco e Nero e nasce appunto da un grande contrasto. Esatto, ho pensato come immagine fotografica che vuole mettere in risalto il bianco e nero, quindi le visioni contrapposte della vita delle persone. Un lato molto positivo, che è quello bianco, e un lato negativo, quello nero, che ogni tanto vedono dei bagliori, ma anche degli annuvolamenti. A questo punto, canzone scritta quando avevi 16 anni. Esatto. Giusto. È arrivato il momento di farla ascoltare al nostro pubblico. Annalisa Paulin, Anni, Bianco e Nero. Grazie. Due, solo due, viso e di un mondo contro. Se c'è almeno un inizio, la fine dov'è? Lucciole mobili, statiche ferme nella mente di chi senza nebbia vede niente. Nuvole nere di passeggeri senza ritorno negli occhi di chi cerca il sole ogni giorno. Bianco e nero, contrasti negativo, fotografati da un solo obiettivo. Come dare torto un'emozione se non ce n'è ragione. Due, solo due, persone diverse, fatte di troppe idee complesse. Se c'è almeno una fine, l'inizio dov'è? Lucciole immobili, statiche ferme nella nebbia di chi rimane indifferente. Nuvole nere di passeggeri senza ritorno negli occhi di chi cerca il sole ogni giorno. Bianco e nero, contrasti negativo, fotografati da un solo.
Grazie. Bianco e nero, Anni. Grazie Annalisa per questo bellissimo regalo. Un'altra grande artista mi raggiungerà qui su questo palco. Lei ha una particolarità, ovvero non canta in italiano, ma canta in spagnolo. Accogliamola con un grande applauso, Ilaria Feis. Oh, ciao Ilaria. Ciao. Sempre sorridente anche tu. Dicevo che la tua particolarità è quella di cantare in spagnolo. Canto e scrivo in spagnolo. Canti e scrivi in spagnolo, perché? Ma in realtà perché ho una parte di cugini in Argentina, ho voluto iniziare a fare un omaggio a loro, inizialmente così. Poi ci ho preso gusto perché le melodie comunque mi piacevano e anche proprio la... E riesci a tradurre i tuoi pensieri. Assolutamente. La tua canzone si chiama? Amor no tiene razón. E di che cosa parla, che cosa va a raccontare? Abbiamo visto questa sera ogni canzone ha un proprio sentimento. La tua? Allora, è una storia d'amore, però in realtà il punto di vista è quello di una donna che acquisisce la consapevolezza di una storia che comunque le comporta sofferenze e quindi decide insomma di chiudere proprio per il comportamento insomma della controparte di un uomo che comunque è molto accentrato su se stesso, ecco. Quindi anche qui un'altra prova di forza. Assolutamente. Della donna. Il coraggio anche proprio del... Per quanto riguarda i sentimenti. Amor no tiene razón, Ilaria Feis. Grazie. Búscate una loca que solamente pueda callar. Besos, flores y amor, no hay nada que ganar ni perder. Lo siento, dime lo que siento, sin saber, sin por qué, amor no tiene razón. Es claro, estás pensando solo en ti, de estar esperando. Ya me quedé mil veces a sufrir. Si en este momento se acabase el mundo, ni siquiera sabría la noche entre tus brazos como que me amas. Lo siento, dime lo que siento sin volver. Amor no tiene razón. Es claro, estás pensando solo en ti, no estar esperando aquí. Ya me quedé mil veces a sufrir, sola en nuestra habitación, pensando si me voy a esperando aquí. Ya me
Ilaria Feis. La forza di questa musica latina. Grazie Ilaria davvero per questa splendida canzone. Grazie a voi. Vi ricordo che tutte queste artiste le potete trovare sui social network, quindi vi invito davvero ad andare a seguire quello che è il loro lavoro, perché merita l'attenzione di un pubblico sempre maggiore. Vorrei richiamare qui con me sul palco sia l'assessore Turetta che il consigliere Favaro, così andiamo verso la chiusura di questa serata. Se vogliono accomodarsi qui con me, vediamo, diamo la possibilità di entrare entrambe. Io vi lascio il posto, una da questa parte, una di là. Eccoci. Poi voi avete già il microfono, benissimo. A questo punto vorrei un attimo leggere le parole di quella che è la vostra collega Eleonora Paccagnella, che non è potuta intervenire qui con noi questa sera, l'abbiamo detto ad inizio serata, quindi vorrei andare a leggere quello che lei ha scritto proprio per l'8 marzo. Che mondo sarebbe se la nostra festa fosse tutti i giorni? Se davanti ad una discriminazione prendessimo una posizione, tutte, insieme? Se mettessimo i puntini sulle i, correggendo per esempio l'epiteto signorina in dottoressa? Se sbattessimo la porta in faccia ad un datore di lavoro che ci chiede se vogliamo diventare madri? E che mondo sarebbe se ai posti di comando ci fossero le donne? E questo non solo per una questione di parità, ma perché noi donne siamo portatrici di interessi, sensibilità e di un modello di società diverso. Mi chiedo da giorni se al posto di Putin ci fosse stata una donna. Io credo che questa folle di giusta guerra che colpisce al cuore i nostri valori più profondi non sarebbe mai esistita. E che società sarebbe se le donne iniziassero per davvero a fare squadra, ad aiutarsi senza per forza dover competere tra di loro? Se si chiedesse anche agli uomini come fanno a conciliare la carriera con la famiglia? Se si parlasse di genitorialità invece di maternità? Se si iniziasse a pagare le donne come i colleghi uomini, a parità di competenze? Se si smettesse di dire chissà come c'è arrivata lì? Se davanti ad una violenza, uno stupro, un omicidio, si smettesse di dare la colpa alla vittima, al suo carattere, al suo stile di vita, come se fossimo noi a cercarcela? È con le nostre prese di posizione, i nostri comportamenti quotidiani che le cose cambiano. Il cambiamento, soprattutto quello culturale, lo guidiamo noi, ogni giorno. Non vogliamo corsie preferenziali, ma uguali opportunità di partenza per una società in cui non sono necessarie le quote per raggiungere le posizioni che meritiamo. Lo dobbiamo insegnare alle bambine, alle giovani ragazze, perché è da piccole che si impara ad essere donna. Realizzate i vostri sogni, puntate in alto e osate senza timore di essere giudicate. Le chiavi del futuro sono in mano a noi, bisogna solo crederci un po' di più. Queste le parole dell'assessore Eleonora Paccagnella. Io mi metterei da questa parte per chiedervi, parto da te Silvia, così andiamo un pochino a chiudere questo progetto. Si parla di pari opportunità, un po' quello che si diceva anche per quanto riguarda il mondo della scienza. Quindi io, Silvia, ti chiedo un ultimo pensiero finale su questo. Pari opportunità, a che punto siamo? Beh, allora abbiamo visto prima, nella scienza non ci siamo ancora tantissimo, anzi, anche perché certo a fronte di quel 30% di partecipazione femminile nell'ambito della scienza c'è poi il fatto che appunto c'è il solito gap economico, quindi il pagamento, la retribuzione è diversa, è minore per le donne e maggiore per gli uomini. E quindi non c'è pari opportunità ancora. Valutate che per esempio proprio l'anno scorso durante l'8 marzo abbiamo fatto una maratona 8 marzo e tra le varie ospiti abbiamo ospitato anche un gruppo di donne che ha creato un simulatore del gender pay gap ed è risultato che per esempio a fronte di un uomo che piglia 1000 euro, una donna mediamente in Italia ne prende 430 euro. Ecco, vi faccio solo pensare a che cosa questo implichi a livello economico. Non è questione di livello le donne da una parte, gli uomini dall'altra, no, proprio a livello di ricchezza
pro capite, se noi riuscissimo ad arrivare alla, alla parità di stipendio, ok, aumenterebbe il nostro benessere, aumenterebbe la nostra ricchezza. Valutate che se arrivassimo alla parità, nel 2030 avremmo 280 miliardi in più dalla parte delle nostre casse economiche, ok? Quanto valore, quanta potenzialità economica avremmo, quanto potremmo spendere di più, ok? E questo ovviamente aiuterebbe l'economia, aiuterebbe le famiglie. Quindi siamo ancora abbastanza lontani purtroppo dalla parità, però ci stiamo lavorando, ecco, tutti dobbiamo lavorare e non dobbiamo creare appunto delle opposizioni, dobbiamo farlo in concerto anche con gli uomini. A questo punto sia Cristina che Daniela, io vi chiedo di raggiungermi qui davanti direttamente al pubblico, perché andiamo un pochino a chiudere ufficialmente questa serata, anche perché non abbiamo neanche più spazio, però è così che termineremo la nostra serata. A questo punto chiamerei anche Cristiana Lirussi, sempre qui con me sul palco. Abbiamo avuto modo di vedere davvero tante personalità all'interno della serata, abbiamo toccato tanti temi che sono solo l'inizio di quello che è un progetto da parte dell'amministrazione del Comune di Limena. Concordi con me, mi dicevate appunto che questo, quello delle donne special, ma anche la serata di stasera è solo l'avvio di quella che sarà un'annata piena di progetti che verranno coronati all'interno di questo comune. Un ultimo saluto, dopodiché andiamo a richiamare queste donne speciali. Cristina. Sì, allora questo è proprio come dicevi Tarita, solo l'inizio di una serie di eventi, perché noi vogliamo portare la voce delle donne, vogliamo far rete, iniziamo proprio dal nostro territorio con le nostre donne. E non è facile, perché c'è competizione, ci sono un sacco di cose, però noi vogliamo abbattere tutte queste barriere e far tanta rete. E che dire? È stata una serata, io spero che per voi sia stata emozionante, che vi abbia dato tanto, come a noi ha dato tanto queste serate di preparazione, perché abbiamo potuto conoscerci, abbiamo potuto modo di collaborare, di confrontarsi, e spero anche per voi sia stata la stessa cosa. Prego Daniela. Beh, siamo giunti al termine di questa serata, ma siamo solo all'inizio del progetto che deve partire. Perché questa serata ha lanciato il sassolino, e vuole essere un inizio proprio per andare avanti, per far rete, per fare cultura, sport, attività, per rigenerarci anche dopo un periodo che abbiamo passato, che di fatto è stato un po' bruttino, ma ci ha tirato su anche le nostre qualità, come dire. E abbiamo visto nel canto, nella musica, nel teatro, nella letteratura, nella scienza, nel lavoro di tutti i giorni, nella vita in famiglia, casalinghe, mamme, nonne, tutte si sono attivate, tutte allo stesso livello, tutte con le proprie competenze e tutte insieme. Penso che questa sia la cosa più bella. Grazie. E anche voi che ci avete ascoltato, che siete venuti qua e che ci avete ascoltato anche da casa, ovviamente. Grazie Daniela. E anche chi ci ha ascoltato, ci ha appoggiato, mariti, figli, che anche loro. E anche a chi avrà modo di vederci già da domani nella puntata integrale che sarà in onda su Caffè TV 24. Cristiana, se sei d'accordo, io chiamerei anche le nostre due ospiti qui con noi sul palco. Per sì, cantare. Io vorrei ringraziare tantissimo intanto l'amministrazione comunale per aver creduto subito nel progetto, l'averlo sostenuto, averlo condiviso e quindi essendo proprio partecipi al 100%. Il cantiere delle donne con Antonella Benanzato e Silvia Pittarello, che ci hanno deliziato con la loro voce, con le loro parole, con i loro racconti, le loro storie, le loro testimonianze. Io da loro vorrei tanto prendere spunto per imparare noi donne a fare rete anche qui, perché poi sapete, mettere insieme tutte le donne non è poi così semplice, perché
ognuna ha la sua personalità, ognuna, come dicevo prima, ha tante cose da dire e tante cose da fare. Poi c'è anche il problema magari della sensibilità, perché magari uno coglie un aspetto di una parola che viene detta non nella maniera giusta e subito si scatena l'inferno. Però loro ci hanno insegnato una cosa bella con questo libro che io ho letto attentamente, che ho trovato molto interessante, anzi so che poi alla fine chi vuole può acquistarne una copia autografata all'ingresso del teatro. Ho imparato che con la rivoluzione gentile si può, basta essere gentili e vedo che cambia l'atteggiamento di tutti. Grazie Cristiana, grazie ad Antonella Benanzato, grazie a Silvia Pittarello, grazie. Del Cantiere delle Donne. Grazie a Rita Leon. Grazie a voi. Grazie. Forse è doveroso ringraziare anche il nostro sindaco che comunque ci appoggia in tutte le nostre iniziative. Esatto. Grazie al sindaco mille, Stefano sindaco. Tonazzo. Grazie, e un sindaco. Caro saluto a Eleonora. Un caro saluto e un bacio a Eleonora. Quindi a questo punto direi anche di andare a chiamare le nostre quattro artiste sempre qui sul palco. Quindi Alice, Ilaria, Annalisa e poi Chiara purtroppo ha dovuto lasciarci perché Chiara viene giù da molto distante e quindi è dovuta rientrare. E la nostra coreografa ballerina grandissima Caterina di Napoli. Ogni volta ci emoziona con le sue coreografie. Adelaide. E quindi a questo punto mancano solo loro. Le nostre donne special. Vorrei sentirlo un po' più forte questo applauso, è l'ultimo della serata. E quindi inviterei. Voglio. Ci siamo dimenticati della parte maschile dell'amministrazione, il consigliere sì. Martinello e il consigliere Sabadin, che sono stati qui con nostra. Il vostro fans club. Esatto. Grazie della vostra presenza. Grazie. E poi vorrei ringraziare anche la provincia perché. Ci ha sostenuto con il patrocinio. Quindi noi siamo pronti. Io vorrei sentire dalla parte loro, con le loro voci, com'è stata questa esperienza e che cosa gli ha lasciato e cosa si aspettano. Beh, quindi, tu le conosci, sai. Andiamo da. Non ricordavo neanche più. Monica. Ma è stata un'esperienza bellissima che appunto dopo tanto tempo siamo ex mamma special, sono tornata sul palco e quindi è stata una bellissima esperienza. Ho avuto la possibilità di godere dello spettacolo, ho visto, è stato veramente un bellissimo contenitore, tante cose, bellissime canzoni e anche dei bellissimi spunti, insomma, da parte delle giornaliste e anche delle nostre amministratrici. Grazie. E quindi via con la rivoluzione gentile. Ci grazie. Siamo rimaterializzate adesso. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore.
delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano la scia le frasi da bambina che tornano ma chi le ascolterà, e dalle macchine gli spettatori che ci hanno seguito da casa a Caffè TV 24. Grazie ancora, buon 8 marzo a tutti, buonanotte a tutti, grazie, le donne special. Grazie.